Bentornati. Oggi andremo a fare un altro bel tutorial semplice, facile. Andiamo a creare un calderone per Halloween con il fumo. Lo andiamo a creare con un nebulizzatore, che poi vedremo come recuperare anche questi piccoli aggeggi elettronici. Intanto ho stampato con la stampante 3D tre pezzi, perché mi sono stati richiesti con una stampante 3D, ma si possono creare benissimo anche con materiale di recupero, tipo le lattine anche di tonno. Questo è il circuito che ho recuperato da una lampada nebulizzatore, che fa sia da lampada che da nebulizzatore, che adesso vi faccio vedere nella foto. Questa qua è la lampada che ho smontato e dentro ho trovato questo circuito nebulizzatore. Poi l'ho assemblato, vedete, su un tappo, classico tappo di plastica di bottiglie. L'ho attaccato sotto con della semplice colla a caldo. Gli ho lasciato il suo filo, che è alimentato tramite una porta USB. Quello lì sopra il nebulizzatore, che il tappo serve per come serbatoio di acqua, perché andremo a riempirlo proprio con della semplice acqua. Che poi andremo a chiudere col nostro anello, che poi andremo anche a decorare tutto quanto, e il nostro coperchio, che anche questo dopo andremo a decorare, anche questo qua. Ma ripeto, si possono fare benissimo anche con delle lattine di tonno e varie scatolette varie, insomma, di varie cose. Adesso andiamo a provare il circuito. Basta un po' di acqua, non si riempie fino alla fine, basta un po' di acqua, tanto dura un bel po'. Andiamo ad attaccare il nostro power bank, in questo caso power bank, ma si può anche attaccare anche le cariche per cellulari, qualsiasi cosa, basta che escano 5 volt. Ed eccolo qua, una volta acceso farà un bel flusso di nebulizzazione, avendo tolto il filtro, che dentro c'è un filtrino da togliere. Quindi adesso tutta la sua potenza la sviluppa al centro. Quindi proseguiamo con la decorazione del nostro calderone. Andremo ad usare la tecnica della carta pesta. Quindi prendiamo un pezzettino di carta, questa qua è un pezzettino di carta igienica, e con della semplice colla vinilica andremo a mettere qualche goccia, e poi faremo delle palline che andremo ad attaccare intorno al nostro anello. Anche in questo caso l'anello si può fare benissimo con del cartoncino. Se volete vi faccio un tutorial anche solo con materiale di recupero. Questo qua mi è stato ordinato in 3D, con la stampante 3D per un negozio, quindi ho dovuto rispettare le misure, ma si può fare benissimo con materiale di recupero. Ecco, andiamo ad attaccare le nostre palline di carta pesta tutto attorno, ok, al nostro disco.
Ok, una volta finito di attaccare tutte quante le palline, andremo a verniciare con della semplice vernice acrilica. Questa qua è sempre vernice acrilica, è in colore bronzo, ma è sempre colore acrilico anche questo qua. Ed ecco qua il risultato del nostro disco in versione bronzo. Che poi andrà incollato nella base sotto, non nella base sopra, ma nella base sotto, in modo che la base sopra farà da coperchio, questa farà da coperchio, in modo che si possa aprire e chiudere per riempire il serbatoio, per riempire il tappo di acqua. Adesso andiamo a decorare la parte sopra del nostro calderone con della semplice colla a caldo. Andremo a creare delle gocce che simila il sangue che esce dal pentolone. Ok, facciamo delle gocce in questo senso. Decoriamo tutto quanto il nostro calderone. Ok, completiamo tutto. Andremo a ricoprire anche tutto il bordo sopra con la colla a caldo, facendo in modo che simili proprio delle gocce che escono. E questo qua è il risultato, che adesso andremo a colorare sempre con la vernice acrilica rossa. Ed eccolo qua il nostro coperchio decorato col sangue. Adesso dobbiamo decorare anche il centro del nostro calderone. Questo qua è il risultato finale. Abbiamo fatto il disco di bronzo che risalta molto bene. Il calderone lo lasciamo grigio, che sta bene grigio. E adesso andiamo a decorare anche il centro del nostro calderone con un teschio e con delle ossa. Andiamo a posizionarle sempre con della colla a caldo, andremo ad incollare il tutto. Io ho fatto delle ossa verniciate di bianco, in questo caso sia il teschio che le ossa, e andremo a appiccicarle come più vogliamo, come più ci piace al nostro calderone. Ed eccolo qua, una volta incollato tutto, il nostro calderone è pronto. Ho fatto anche il disco sopra in quel fil di ferro, che poi ho dipinto sempre con l'acrilico color bronzo, in modo che lo possiamo aprire e riempire il nostro serbatoio con dell'acqua. E poi lo possiamo richiudere tranquillamente. Ok, facciamo un test. Adesso che abbiamo fissato il tutto, decorato tutto quanto, tutta la vernice asciutta, possiamo provare. Ed eccolo qua il nostro risultato.
Questo qua può anche cambiare colore, ma non ci interessa molto. Possiamo prendere anche quelli senza che cambiano colore, basta che faccia da nebulizzazione. Poi con la luce sotto al nebulizzatore si può anche ricreare, creare il fumo, diciamo, colorato. Come si vede nel video, basta mettere un LED sotto, dietro anche il calderone, che rifletta la luce, che la luce prenda la nebulizzazione e diventa il colore del LED che ci mettiamo sotto. Altrimenti lo possiamo lasciare anche così. Bene ragazzi, anche per questo tutorial è tutto, vi aspetto al prossimo tutorial.